Natale pure per Full Timer Pesca. Regaluzzi per noi. Qui e c'è anche la cannina. Un po' in ritardo sto video, ragazzi, ma ho mangiato tanto in questo periodo qua. Benvenuti in questo unboxing natalizio. Sono ancora pieno da tutte queste gran mangiate, però il lato positivo è che mi sono arrivati tanti regali ed il primo è questo, ragazzi, che non vedo l'ora ovviamente di testare in primavera. Ed è esattamente la Shimano Bio Raft XTA. Di canna mosca ce n'è un sacco, però questa non l'avevo mai avuta, cioè a tre pezzi. Ho sempre avuto due pezzi, un pezzo, ma tre no. Perché tre pezzi? Perché è facile per il trasporto. Questo è veramente un guan, guardate com'è rifinita. Shimano non delude. Coda del 6, 9 pieduzzi. Guardate qua anche la rifinitura e l'estrazione del tappo per evitare rotture. Sì, è un gran ferro. Un gran ferro, non vedo l'ora di usarla. Veramente un gran ferro. Guarda solamente l'impugnatura. Bello, 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 bello. E questo è il primo regaluzzo che ovviamente sbattiamo qua. Andiamo a vedere qualcosa di più interessante. Il mio pacco regalo. Troviamo buon cazzavite, ok. Tiriamo via tutta la carta. Un unboxing natalizio per Full Timer. Tac. Cambia tutto, ovviamente non facciamo la recensione dove è stato spedito. E cosa abbiamo qua? Mi assacco un po' in piedi. Ad occhio dovrebbero essere 500 mosche, detto al loro contenitore. Notevole, notevole, ve lo faccio vedere un po'. Poi semmai faccio anche una spiegazione di tutte queste mosche qui, che sono notevolissime e ce ne ho veramente tante. Guardate qua, tutte da provare, sia mosca sia tenkara. Minchia quante sono. Questa è bellissima. Guarda questa. Roba fine. E ce ne abbiamo uno, due. Piume, torrente, questa qua me la ricordo. E qui, tac, cosa abbiamo ancora qua? Notevole, notevole. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, sono praticamente 6 per 4, 24.
Sono ami da car fishing, già montati. Adesso questa qua, queste ringhe vedremo, perché di regola mi fido solamente di quelli che faccio io, però sembrano decisamente fatti bene. 6, 8 e 10. La diversità secondo la boy, sì, carini. Vedete? Già montati. Ad occhio siamo fatto bene. 12 libbre per boys dal 12 a 20 mm. Non male, devo dire la verità, non male. Poi, questi giocozzi qua. Queste cose qua, adesso non lo so aprire perché ve lo fa vedere. Praticamente sono per agganciare l'amo alla canna e per il trasporto, però faccio un video a parte. Questo ultra spawn 3 grammi color arcobaleno, questo devo provarlo sicuramente a trota in questo periodo qua. Bellissimo, qua ci becco dei trotoni, pesissimo. Poi, come sapete anche nei miei video, io sono abbastanza infiammato per le micro canne da ghiaccio che poi uso essenzialmente anche per andare a pescare altri pescioni. Ed eccola qua, la micro della micro della micro. Micro canne da ghiaccio che poi uso nelle acque nostrane, anche se ghiaccio non c'è, è bellissima. Guardate solamente che rifinitura. Con questo ci prenderò dei pesci, ragazzi, che ve lo raccomando tutto. E a questo ho abbinato anche un Muniluzzo adatto. Tac. Insomma, il rumore non è uno dei più belli. Però, abbinato a questo, dovremmo riuscire a tirare su qualche stufilo. Bellissima, bellissima. Poi questa cannina qui, ma chissà, boh. Sono curioso proprio di andare a pesca. Poi un altro regalo che mi hanno fatto. Vediamo, vabbè, questa non poteva mancare. La tazza del pescatore, The Fisherman, è veramente bella. Ragazzi, ora dovevo arrivare gli altri pacchi, però questi sono arrivati sotto Natale, vi ho fatto l'unboxing. Mi raccomando, se la cosa vi è piaciuta e volete vedere altri video del canale di Full Timer Pesca, campanellino di qua. Segnatevi e aspettiamo la primavera.